Gli strumenti sono due, il controllo da un lato, quindi con la Polizia Municipale, e su questo abbiamo fatto tutta una serie di attività anche con l'autovelox, proprio per limitare le velocità nelle strade cittadine. Ma l'altro aspetto è quello di cercare di mettere in campo dei sistemi di sicurezza e di rallentamento. E abbiamo fatto i passaggi pedonali rialzati sulla via Garibaldi, ora ne metteremo degli altri. Abbiamo allargato i marciapiedi e fatto zone 30, l'area compresa per la via Tommaso Cannizzaro e la via Primo Settembre, proprio per fare in modo che gli incroci siano più sicuri e che siano anche più disponibili per persone che hanno difficoltà di deambulazione, perché l'attraversamento si è ristretto e lo scivolo è molto più